compagnia con tre degli organizzatori, nonché ideatori, direttori artistici vari di questa bella manifestazione che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno. Cominciamo con il presentatore di queste tre serate, nonché direttore artistico, una nostra vecchia conoscenza, lo conosciamo benissimo a Radio Base, Francesco Mercatelli. Ciao Stefania, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Francesco, parlaci un po' di questa, di questa manifestazione. Per quanto mi riguarda è un po' un ritorno sul luogo del diritto, perché comunque abbiamo avuto già un'infarinatura in precedenti edizioni del festival, quindi grazie appunto all'idea di Enzo Porcelli, che ha voluto riacquistare questa idea e farsela propria, abbiamo deciso di fare un evento a Rocca Piemonte, una location come appunto il Palazzo Marciani, che sarà spettacolare a livello di accoglienza soprattutto, e cercheremo di dare ancora risalto a giuni emergenti. Una cosa che io ci tengo sempre comunque a dirlo: i ragazzi non pagano iscrizione, non pagano niente, non c'è uno scopo di lucro, anzi diciamo che ci mettiamo noi la disponibilità materiale, fisica, economica, anche psicologica, per affrontare tutto affinché ci sia un'accoglienza eccezionale di questi giovani e affinché possa diventare una vera vetrina per chi guarderà e noterà questi giovani talenti che, ti garantisco, sono eccezionali. E ci crediamo, poi con un direttore artistico come te, tu sei sempre stato un promotore della musica nuova anche a Radio Base. Ma oltre a te volevo parlare anche con l'Associazione Tre Castelli, che collabora con questa organizzazione. Volevamo capire un po' com'è nata questa fusione e come mai poi. Beh, io rappresento anche l'associazione I Tre Castelli, che già da alcuni anni sta organizzando una manifestazione che si chiama I Colori della Musica. Quest'anno abbiamo pensato di inserire in questa manifestazione I Colori della Musica questo evento di festival, e ho avuto modo già nel passato di conoscere indirettamente Francesco, l'ho visto all'opera al Contorsi Festival, l'ho visto poi successivamente a Nocera Superiore, e ho pensato di contattarlo, e quindi è nata questa idea di mettere su questo festival qui anche a Rocca Piemonte. Ed è stata sicuramente un'idea vincente. È stata sicuramente un'idea vincente, perché abbiamo avuto una partecipazione molto numerosa di cantanti, abbiamo faticato anche con lui, con Mimmo De Feo, a scegliere i ragazzi poi che poi parteciperanno alla fase finale. E ancora qualche parola, perché non c'è due senza tre, vogliamo parlare anche con Mimmo De Feo. Buongiorno, sì, come diceva Enzo, l'idea è nata a lui, io ho collaborato con questa prima manifestazione Festival di Cucina Nuova Rocca Piemonte, diciamo collateralmente, perché io faccio la direzione artistica dell'altra evento che si chiama I Colori della Musica, che organizziamo già da 5 anni, è una rassegna di linguaggi musicali. In effetti il primo anno abbiamo fatto un omaggio al nostro caro amico cantante scomparso di Rocca Piemonte, Antonio Fasolino, per poi fare il giro del mondo in musica praticamente. Il primo anno abbiamo fatto il blues, genere immortale, e ha avuto un grande consenso anche a coloro che erano poco avvezzi a questo genere musicale. Poi il secondo anno abbiamo fatto il jazz, l'anno scorso, il quarto anno, la musica rock, e quest'anno il tema è la musica etnica e folk, perché vogliamo riavvicinarci alle radici della nostra musica tradizionale, non solo della Campania ma anche delle regioni del sud, cercando ancora di più di fare avvicinare i giovani che anche sono vicini a questa musica. Noto che ballano le tarantelle, ballano queste tamburriate che noi presenteremo qui con degli ospiti importanti. La prima sera, il giorno 3, ci sarà un gruppo locale, Musica Amore, che farà un po' di musica tradizionale con qualche piccola contaminazione. La seconda sera, una cantante cilentana molto brava, Piera Lombardi, che proporrà musica del Cilento, del Sud. Terza sera, le ninfe della Tamurra, ragazze e ragazzi molto bravi che già si sono esibiti in varie parti, non solo in Italia ma anche all'estero, come pure la stessa Piera Lombardi. E insieme a queste cose facciamo anche laboratori, l'uso della tamburra nella musica folk, un seminario, e poi facciamo anche una serata importante, un evento importante che noi stiamo lottando qui a Rocca Piemonte per avere la Casa della Musica, un'idea che speriamo di portare avanti. Facciamo una tavola rotonda anche su questo tema praticamente, per avvicinare molti giovani alla musica e fare cultura musicale sul territorio, visto che qui a Rocca Piemonte ci sono molti musicisti e molti appassionati di musica. Quindi io ritengo che le due manifestazioni sicuramente avranno un riscontro importante. Ringraziamo anche Radio Base, che è la nostra, radio guida, ufficiale. Radio ufficiale del festival,
solo per quanto riguarda il Festival Voci Nuove. Ringrazio gli amici che mi hanno voluto con loro, Enzo Porcello e Francesco, anche nella prima edizione ho dato una mano, credo come sempre faccio con passione e con modestia, e speriamo bene, in bocca al lupo a tutte e due le manifestazioni. E in bocca al lupo anche da parte di... Perché no, dopo le televisioni non c'è. Enzo, facciamo un po'. Stefano, però registriamo, Sì, sì, no, mo, ho capito solo. Uno è Francesco Mercatelli. Poi c'è Mimmo De Feo e io sono Enzo Porcelli. Porcelli è il direttore artistico del Festival Voci Nuove Rocca Piemonte. Mimmo De Feo è il direttore artistico dei Colori della Musica e io sono l'organizzatore del festival. Primo festival Voci Nuove Rocca Piemonte, siamo qui a Palazzo Marciano, via Calvanese 88, la location dove si svolgerà questo festival dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. Siamo in compagnia di GRS Studio, abbiamo con noi l'autore e il regista di questo studio. Parliamo prima però con l'autore, prima le donne, la precedenza alle donne solo per cavalleria, solo per quello. Allora, giuria 31 maggio, sì. Come ti stai preparando a questa esperienza? Mi sto preparando, sono abbastanza carica perché ho notato che ci sono artisti che comunque non conosco, quindi sono molto più carica per scoprire appunto nuovi talenti del quale omaggiare un mio brano, con la speranza che possa portargli un po' di fortuna. Sì, il 31 maggio quindi siamo in giuria come in qualità di GRS Studio, mentre invece il 1 e 2 giugno no, proprio perché ci sono ragazzi che portano le nostre canzoni, quindi non sarebbe corretto, e abbiamo l'opportunità comunque di realizzare un piccolo sogno, perché comunque oggi non è semplice fare inediti, magari averli regalati non esiste proprio, e noi invece vogliamo farlo. Eh beh, certo, sembra anche una bella cosa, è una bella cosa quella che fate. La regia invece, come si sta preparando a questo evento? Ma la regia, sarei il titolare della GRS Studio forse, però... Ma la regia è un po' il capo di tutto. Oddio, non ce l'ho una vera e propria regia, provvederò in questo. Comunque, niente, sono d'accordo con lei, daremo alcuni premi. Ringrazio Francesco Mercatelli, un carissimo amico, per l'invito che ci ha fornito a partecipare a queste tre serate canore, ma mi limito a dire che vinca il migliore, che poi alla fine un migliore vero e proprio non c'è, un vinto vero e proprio non c'è, siamo tutti perdenti e tutti vincenti, quindi non andiamo a metterci nessun grado. E questo è un bel messaggio, in bocca al lupo ragazzi per tutto, l'appuntamento quindi al 31 maggio qui al Festival Voci Nuove. Ci troviamo all'interno del Palazzo Marciani, che è un palazzo storico dell'Ottocento qui a Rocca Piemonte, dove per anni come associazione sia Trecastelli che affiliata WISP abbiamo organizzato diverse manifestazioni, da quelle sportive a quelle culturali, a quelle musicali, a quelle delle tematiche ambientali. Questa adesso ci troviamo ad organizzare dal 31 maggio al 5 giugno una manifestazione, una festa della musica, divisa in due settori, un settore che va dal 31 maggio al 2 giugno per Voci Nuove e un settore invece che va dal 3 giugno al 5 giugno che riguarda i Colori della Musica, che è giunta da quest'anno al quinto anno della sua edizione. Il tema di quest'anno per i Colori della Musica è il folk e l'etnica, cioè la musica popolare folcloristica, dal locale all'interregionale alla musica internazionale per quanto riguarda i popoli, riguarda le varie etnie. Nei Colori della Musica poi avremo dei cantanti eccezionali per le tre serate, dai Musica Amore per la prima serata musicale, dove ci sarà la partecipazione, diciamo, di canti e suoni popolari locali. Poi abbiamo la seconda serata del 4, la musica che riguarda invece l'interregionale, con Piera Lombardi, una cantante cilentana che ha girato già il mondo portando il messaggio della canzone folk popolare del nostro sud. E poi abbiamo l'ultima serata del 5 che riguarda invece la musica internazionale, la musica che unisce i popoli, con le ninfe della Tamborra, che sono quasi tutte donne che suoneranno sul palco con vari strumenti popolari, folcloristici.
All'interno di questa manifestazione ci sono anche dibattiti, ci saranno tavole redonde, si tratteranno di problematiche sia specifiche della, ma si parlerà anche di migrazione, si parlerà del problema, del dramma dell'immigrazione, si parlerà della guerra nel mondo, si parlerà di questa necessità di portare un po' di pace nel mondo, perché ormai siamo arrivati a un momento drammatico gravissimo. E per passare poi prima volevo anche aggiungere che non ho saltato apposta, ma volevo dire che ci sarà anche questo Festival di Voci Nuove, che metterà in risalto sia le qualità, le capacità di giovani talenti che vogliono entrare nel mondo della musica, studiando la musica, lavorando con la musica, ma questo è un discorso che certamente è da mettere in campo senza escludere nessuno, perché poi anche se ci sono state delle selezioni, ma saranno tutti presenti sul palco come testimonianze di voci nuove da parte di nuove generazioni, di nuovi talenti. Allora, le serate saranno abbiamo detto dal 31 al 5, aperte a tutti, ingresso libero, abbiamo un grande parcheggio, quindi non abbiamo problemi di parcheggio. Invito tutti a partecipare a questa manifestazione. Quindi io, a nome dell'Associazione Trecastelli e anche della WISP, io, presidente della WISP Carmine Cavensi di Salerno, auguro a tutti un buon ascolto, una buona manifestazione dei colori della musica del Festival Voci Nuove. Allora, la manifestazione si svolgerà a Palazzo Marciani, in Casali di Rocca Piemonte, provincia di Salerno, via Calvanese numero 88. Insomma, sono una cantante di canzoni classiche napoletane. Ho partecipato in varie serate in passato per quanto riguarda i colori della musica, ho fatto delle serate mie spettacoli di classiche napoletane ed è stato veramente bellissimo qui perché il posto è suggestivo, il Palazzo Marciani è di un'emozione unica, devo dire. Quest'anno io mi ritrovo nella giuria per quanto riguarda la prima edizione del Festival Voci Nuove. Sono davvero contenta e orgogliosa di farne parte perché credo veramente in questo progetto, in queste persone che ci mettono il cuore, ci mettono l'anima in quello che fanno. E niente, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, e soprattutto io penso che oltre che a vincere la bella voce, la bella canzone, ma vince sempre l'umiltà. Le persone umili sono sempre quelle che vanno avanti nella vita in generale, in tutto. Vi saluto, grazie. Canto per tutti, però voglio dire, probabilmente c'è anche chi nel cantare, comunque nel vuole far sì che possa diventare una professione, anzi aggiungo chi. Il brano è intitolato Una Finna ed è dedicato, penso che sia un pezzo che entrerà nei cuori di molte persone perché parla della mamma. Non cantare, diciamo, se lo faccio da. Mi piace da quando sono piccola, però diciamo questa cosa di fare un merito era un mio sogno da sempre, grazie alla Geres Studio. Giornale. Allora, loro mi accompagnano spesso in diversi progetti e quindi mi fa piacere affrancarli, cioè che mi affrancano di nuovo in questa situazione, quindi a quella parola per presentare. Cerco di mantenere il mio range, senza magari usare e fare cattive figure. Cosa? No, grazie. Ho presentato il suo primo concerto in assoluto. Sì, vero. Niente, io voglio essere onorata di questo. Grazie a Mimmo, grazie a tutti quanti voi. Con Francesco sappiamo appunto che una parte del format Festival Voci Nuove era in altra sede.